Se in questa casa non ci si complica la vita, non si è contenti. Eh? Ma se oggi a scuola non vomitavi in quella maniera orrenda e io non me ne fossi accorta da sola, quando me l'avresti detto? No, sentiamo, che la cosa mi incuriosisce. Dai, dici. Passami immediatamente tua madre, perché se no vengo lì, ti giuro che te ne prendi. Passami! E dove andresti a? Senta, a cercare un bel mucchietto di sabbia per infilarci la testa dentro? Sì. Io sono costretta a parlare così. E lo sai perché? Perché il padre se la fa sotto. Perché non si può lasciare un bambino appena nato in mezzo alla strada. Ma una puttana, sì. È di tua sorella che stai parlando! Sai cosa ho imparato io? Che nella vita, quando si vede tutto nero, bisogna aspettare il giorno dopo. Però, stando fermi, immobili, così, come delle mummiette, senza fare niente. Se tua figlia è venuta su così, la colpa è solo tua. Perché quando in una casa si dice no, è no! Vediamo il lato positivo. Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Perché ci sta Graziano, è un buon partito. Il padre gli ha lasciato quei due appartamentini lì a Palazzetta all'incrocio. Tu lo sapevi, Aldo? Una reazione, Aldo, una reazione. L'hai fatto l'amore con Graziano? L'hai fatto l'amore con Graziano? Ma certo che ha fatto l'amore con Graziano, ma con chi vuoi che l'abbia fatto? Tessa, lo dì alla mamma che hai fatto l'amore con Graziano, forza. Diglielo!